Dopo le difficoltà nell'affrontare, vivere e superare il periodo dell'emergenza Covid che ha obbligato il mondo della scuola alla didattica a distanza, ci si interroga sul modo per rendere disponibili a tutti gli studenti computer, tablet e connettività necessaria per dialogare a distanza con la scuola, i compagni e i docenti, con modalità che in parte potrebbero continuare anche a settembre, quando reinizieranno le lezioni in presenza. Ciò insieme alla necessità di aiutare le famiglie colpite dalla grave crisi economica portata dall'emergenza ad affrontare le consuete spese legate alla scuola sia in presenza sia a distanza. Facciamo il punto sulle ultime novità nella puntata settimanale dello spazio che sa l'approfondimento in collaborazione con Udicon Emilia Romagna. In studio Chiara Dominici. È stata pubblicata dall'Agicom una relazione sui dati relativi alla didattica a distanza durante il periodo di emergenza Covid. Il dato emerso è che il 12,7% degli studenti non ha potuto usufruire di, quindi seguire le lezioni da casa. Questi dati sulle difficoltà proseguono con un ulteriore 20% che ha potuto frequentare i corsi soltanto in maniera saltuaria, quindi senza poter svolgere regolarmente le lezioni relative all'anno scolastico in corso. Gli studenti italiani, già alle prese con pesanti diseguaglianze sociali ed economiche, quindi si sono trovati a vivere una diseguaglianza digitale. E tra i problemi più frequenti troviamo la connessione alla rete, ma non solo, perché circa il 10 ragazzi su 100 non hanno avuto la possibilità di seguire le lezioni a distanza proprio per mancanza di strumenti digitali nella propria abitazione. Questi dati sono abbastanza desolanti per una società civile del 2020. Come associazione ci auguriamo che il processo di digitalizzazione si riveli più un arricchimento, quindi una risorsa, piuttosto che una forma di diseguaglianza. Le istituzioni piano piano si stanno muovendo per cercare di aiutare le famiglie per ridurre questo gap all'inizio della scuola. Ecco, ci sono già dei contributi a disposizione? Sì, oltre ai diversi contributi stanziati per le famiglie per l'emergenza Covid-19, la Regione Emilia-Romagna ha, per ridurre la diseguaglianza economica degli studenti e soprattutto per evitare, per ridurre il rischio che gli studenti abbandonino la scuola, ha approvato la concessione di borse di studio e dei contributi per i libri scolastici per il triennio 2019-2021 e per le scuole medie e superiori e per i percorsi di istruzione professionale. E possono fare la domanda gli studenti che hanno un ISEE di fascia 1, quindi non superiore ai 10.600 euro, o di fascia 2, ossia tra i 10.600 e circa i 15.700 euro, di età non superiore ai 24 anni. Le borse di studio e il contributo per i libri scolastici saranno accessibili dal 16 settembre al 30 ottobre 2020 e la richiesta per le borse di studio sarà di competenza della provincia, mentre la richiesta di contributi per i libri di testo spetterà ai comuni. E in sostanza stiamo parlando di tre modalità. La prima sono le borse di studio regionali destinate agli studenti iscritti al primo e al secondo anno delle scuole superiori e al secondo e al terzo anno delle istruzioni professionali. E la seconda invece con le borse di studio ministeriali per sostenere economicamente gli studenti più in difficoltà per quanto riguarda i libri di testo, il trasporto verso la scuola e l'accesso ai beni e servizi di natura culturale. Sono quindi destinate agli studenti iscritti agli ultimi tre anni delle scuole superiori e le erogazioni di queste borse verranno comunicate dal Ministero dell'Istruzione. Infine ci saranno dei contributi per i libri di testo e dei contenuti didattici, anche digitali, per gli studenti delle scuole medie superiori e sono erogati dal comune o dall'unione dei comuni di residenza dello studente. Per tutte le informazioni, l'Udicon Emilia Romagna a Modena si trova in strada Saliceto Panaro numero 11.
potete contattare il nostro numero verde che è 813 56 18 e per conoscere tutte le nostre iniziative potete visitare il nostro sito www.udiconair.it. Inoltre potete anche seguirci sui nostri canali social e sulla nostra pagina Facebook Udicon Emilia Romagna.